Avete ripreso la partita con orgoglio, avete tenuto il campo con personalità, anche con l'uomo in meno, poi che cosa è successo nel finale, mister? Nel finale è successo che ovviamente loro sono riusciti, al di là dell'ultima rete, la seconda rete al solito, c'è stata una piccola distrazione che ha un po'... Però al di là di tutto, perché non ci sono giustificazioni, adesso non riesco a trovare o fare una disamina della partita, anche se abbiamo iniziato forse meglio noi, abbiamo avuto delle opportunità. Poi chiaramente c'è stata l'espulsione, al di là del gol subito, l'espulsione che ha compromesso un po' tutto. È vero, in 10 abbiamo tenuto comunque il campo, l'abbiamo anche recuperata. Però poi diventa comunque pesante, nella maniera più assoluta bisogna dare merito al Bitonto e noi ci dobbiamo prendere tutti i demeriti in assoluto, perché in questo momento non si può né trovare giustificazione né si può avere la lucidità di poter parlare di questa gara. Parole d'ordine ora, calma e serenità? No, calma e serenità no, perché è una partita che è una sconfitta che pesa, non ce l'aspettavamo, anche per come la squadra ha iniziato questa gara e anche come magari l'ha interpretata in 10 uomini. Questo in assoluto non ci deve far stare tranquilli. Io credo sempre che comunque la pressione, una buona pressione ci vuole. Abbiamo perso, è ovvio che adesso dobbiamo cercare di triplicare, quadruplicare tutte le forze che abbiamo, perché sia fisicamente e anche soprattutto nell'applicazione dei 90 minuti che si fanno la domenica. Oggi nei 90 minuti purtroppo la partita, il risultato ci dice che abbiamo perso e la prendiamo tutta con grande demerito anche nostro. Paradossalmente può essere un vantaggio quello di incontrare sabato il Taranto, un'altra super sfida per dimostrare il vero valore, il reale valore di questo Cerignola? No, il reale valore lo dobbiamo dimostrare sempre, indipendentemente anche se avessimo fatto un risultato diverso oggi sul campo, nella maniera più assoluta. Noi col Taranto poi ce la giocheremo, è chiaro, è una super sfida perché anche loro hanno un ottimo organico, un'ottima squadra, giochiamo sul nostro campo ed è ovvio che la gente, società, ma anche noi stessi ci aspettiamo un pronto riscatto.